Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di manifestazioni dermatologiche che possono verificarsi durante l'infezione da coronavirus. E per farlo siamo in collegamento con il dottore Andrea Di Stefano, che è fondatore della clinica dermatologica online dcderma.com. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera signora Cecilia, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Grazie a lei dottore per essere qui. Quindi dottore Di Stefano, la nuova infezione da coronavirus può dar luogo anche a manifestazioni dermatologiche? Sì, esatto. Infatti molti dermatologi in tutto il mondo e in particolare i primi sono stati gli italiani che hanno osservato questa coincidenza. Il virus ha aumentato la frequenza notevolmente della comparsa di alcune dermatiti e soprattutto anche di dermatiti che normalmente sono legate alle stagioni e sono comparse in un periodo stagionale che generalmente non si osservavano. Quindi l'intuizione è stata quella che potessero essere strettamente legate alla presenza dell'infezione da SARS-CoV-2, comunemente detto COVID-19. Infatti è stato visto che i pazienti sintomatici sviluppavano anche delle dermatiti e mentre il virus normalmente sappiamo per dare febbre, sintomi respiratori e evolutivamente anche gravi che possono condurre appunto a insufficienze anche respiratorie, sono state viste che alcune dermatiti erano correlate alla gravità dell'infezione, soprattutto nei sintomatici. Alcune dermatiti erano più frequenti all'inizio e durante le manifestazioni dell'infezione da coronavirus. E come manifestazioni simili varicella, con la presentazione delle tipiche manifestazioni eritematovescicolari che evolvono poi in croste sieromatiche, localizzate come la varicella al tronco, al viso e agli arti superiori. Come pure si manifestavano anche all'inizio della malattia, dell'infezione dal coronavirus, anche manifestazioni di tipo orticarioide, con le tipiche manifestazioni di ponfi, lesioni ponfoidi lievemente rilevate sul piano cutaneo, del colore della cute o lievemente eritematose, che assomiglia appunto a delle punture di zanzare. Questo appunto ha fatto insospettire i dermatologi e è stato visto che anche in alcuni soggetti asintomatici che non presentavano febbre, che non presentavano mal di gola, tosse o problematiche respiratorie, del tutto asintomatici, si manifestavano alcune dermatiti. E in particolar modo è stato visto che c'era una differenza tra le dermatiti che si presentavano nei soggetti sintomatici con febbre, tosse, mal di gola, sintomi respiratori, e i soggetti invece che non avevano febbre, non avevano questi sintomi, manifestavano altri tipi di dermatiti. E in particolar modo, come abbiamo visto nei soggetti invece sintomatici, manifestarsi delle dermatiti cosiddette esantematiche, come pure la pityriasi rosa di Gibert, la varicella, appunto delle vasculite, la lipedo racemosa, prettamente alle gambe, o lesioni ponfoidi, mentre nei soggetti sintomatici, e soprattutto nei soggetti giovani, si manifestavano come nelle zone acrolocalizzate, cioè alle dita dei piedi, alle mani, sotto forma di, esatto, questa è la diapositiva, queste sono le manifestazioni che ho riscontrato in una mia paziente,
manifestazioni di eritema pernico, cosiddetti comunemente detti geloni, che comunemente si manifestano nel periodo invernale, invece si sono osservati proprio nel periodo primavera-estate. E quindi questo ha insospettito che i soggetti asintomatici sono stati sottoposti. Questa è un'altra manifestazione di vedova recemosa, che è più frequente però nei soggetti sintomatici e nei soggetti all'inizio della malattia, nel suo evolversi, ma più frequentemente nei soggetti asintomatici erano presenti queste eritema per, questi erite, l'eritema pernico, cioè queste manifestazioni infiammatorie localizzate all'alluce o alle dita anche delle mani, sotto forma di eritema bluastro o violaceo, che quasi tutti abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, e quindi colpiva più frequentemente soggetti che addirittura risultavano negativi al tampone effettuato. Queste manifestazioni cutanee, se riconosciute, ci potrebbero condurre ad una diagnosi precoce del Covid-19? Esatto. Questo ha fatto pensare che, dato la presenza di soggetti anche asintomatici e che erano negativi al tampone, hanno fatto pensare che queste manifestazioni potessero essere tardive, considerate manifestazioni tardive, cioè di una pregressa infezione. Quindi questo ha portato a utilizzare le dermatiti come una sorta di spia clinica della presenza del virus, del contatto con il virus, e quindi indirizzare più facilmente e rapidamente il paziente verso una tipologia diagnostica sierologica e di laboratorio per individuare rapidamente la malattia. Infatti, queste malattie dermatologiche connesse al Covid scaturiscono dal fatto che il virus stimola appunto un meccanismo pro-infiammatorio e soprattutto a livello microvascolare, che nei soggetti con sistema immunitario compromesso, deboli, anziani, porta poi all'evolversi delle manifestazioni respiratorie e polmonari. Magari nei soggetti giovani dà soltanto semplicemente delle manifestazioni che si risolvono in poche settimane, però colpiscono sempre i piccoli vasi dermici, creando dei microembolismi, delle vasculiti. Quindi il meccanismo eziopatogenetico è lo stesso, però con una gravità minore e quindi che non desta preoccupazione. Però, ecco, sicuramente le manifestazioni dermatologiche possono essere di aiuto per individuare rapidamente eventuali contatti con il virus e quindi prontamente poter intervenire. Per questo la dermatologia, che è una branca della medicina prettamente visuale, nel senso che è visiva e quindi possiamo riconoscere le manifestazioni anche dalle immagini, c'è stato molto utile l'utilizzo della teledermatologia. Prego. Teledermatologia di cui lei è fondatore, fra l'altro perché lei ha fondato questa clinica online che si chiama proprio diciderma.com, quindi anche tramite la teledermatologia riusciamo ad avere dei consigli rapidi? Esatto, soprattutto durante l'infezione da coronavirus, la teledermatologia è stata utilissima per poter fare i primi screening, cioè poter dare rapidamente consigli ai pazienti e quindi visualizzare le immagini che ci inviano i pazienti presso il portale, tramite internet, tramite dei portali dedicati per videoconsulti, tramite anche il nostro sito. Quasi tutti i dermatologi, appunto, utilizzano ormai la teledermatologia per poter dare dei consigli in maniera rapida, senza che il paziente debba uscire di casa.
debba affrontare appunto le corsie degli ospedali appunto con la paura di poter contrarre il virus. Abbiamo potuto dare questo servizio innovativo, quello che è la diagnostica tramite i supporti telematici, cioè anche tramite lo smartphone in videoconsulenza, tramite piattaforme appunto dedicate che rispettano la privacy del paziente, visualizzando anche documenti, esami, cartelle cliniche. Possiamo fornire in tempi rapidi e con costi molto più contenuti rispetto a una visita effettuata presso un centro reale. E possiamo fornire già un primo approccio diagnostico e dare dei consigli e rassicurare il paziente sulla benignità. O comunque, se dovessimo ravvisare la necessità dell'invio presso le nostre cliniche sul territorio o presso gli ospedali, poter fare diagnosi precoce, cogliere tempestivamente nella loro insorgenza, alcune dermatiti collegate o no al coronavirus. Facciamo l'esempio anche di prevenzione oncologica. Possiamo ovviamente dare dei consigli molto utili al paziente che verrà rassicurato oppure indirizzato rapidamente presso una clinica per effettuare ulteriori indagini. Quindi sicuramente la teledermatologia è un aiuto per il paziente, è un aiuto anche per i medici per raggiungere velocemente i pazienti su tutto il territorio, anche nelle zone sprovviste di ospedali o di Certo. e noi con la dermatologia, con la clinica dermatologica online, con diciderma.com, unitamente a tutti gli altri dermatologi italiani e mondiali, supportiamo questa rete di dermatologia online e quindi supportiamo tutte quello che è le esigenze del territorio di dare tempestivamente una diagnosi e una terapia in campo dermatologico. Tempestivamente una diagnosi e una terapia. Complimenti, dottor Di Stefano, io la ringrazio per essere stato con noi oggi. Grazie signora Cecilia, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Arrivederci, dottore, e grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.